Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Davide Brugnoni. Oggi andremo a vedere una soluzione per il backup centralizzato sul cloud. Nello specifico andremo a vedere come funziona Cloud Backup di Aruba e come creare una copia sicura del contenuto di tutti i sistemi dei dipendenti aziendali. L'adozione dello smart working impone a diversi professionisti ed aziende l'utilizzo di strumenti per il backup sicuro dei dati. Sempre più spesso i sistemi escono dalle mura dell'impresa, per essere utilizzati da dipendenti o collaboratori da casa o in altri luoghi. I dati contenuti nelle postazioni di lavoro sono estremamente importanti e tali informazioni devono rimanere integre anche al di fuori dell'azienda. Per gestire un backup multiversione dei dati contenuti all'interno di un qualsiasi dispositivo aziendale, indipendentemente dal luogo dove essi si trovano, è possibile utilizzare Cloud Backup di Aruba. Con Cloud Backup è possibile installare un semplice software agent, che permetterà di amministrare i dati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. A questo punto spostiamoci al PC e andiamo a vedere come funziona. Ok, una volta aver fatto l'accesso nel pannello di Aruba Cloud, basterà andare nella sezione Cloud Backup e cliccare su Aggiungi un nuovo account. A questo punto si dovranno assegnare un nome e una password all'account da attivare. Ad esempio, il software. E qui andiamo ad inserire una password. Poco più in basso è possibile andare ad inserire il data center di Aruba presso il quale si vogliono memorizzare i dati. Inserendo R3IT, per esempio, corrisponde al centro di elaborazione dati di Ponte San Pietro. Selezionando R3IT, inoltre, si opterà per l'infrastruttura di backup basata sulla nota ed apprezzata piattaforma Commvault. La scelta successiva consiste nella selezione del piano tariffario preferito. È possibile effettuare due scelte. Scegliendo la prima, si può far sì che Aruba addebiti un costo fisso mensile di 1,50 € ogni 10 giga di spazio occupato sui suoi server. Nella seconda scelta, invece, è possibile acquistare un quantitativo ben definito di risorse di storage. Sono previsti pacchetti da 50 giga fino ad arrivare a 50 terabyte. Il traffico in entrata e in uscita dai server Aruba usati ai fini di backup è in ogni caso illimitato e sempre compreso nell'offerta sottoscritta. Nel caso dell'offerta Pay As You Go, si possono in ogni caso installare e usare fino a 5.000 agent, mentre nei piani a pacchetto si parte da un minimo di 50 agent per il profilo con 50 giga di spazio sul cloud. Come ultimo passaggio, si deve specificare un indirizzo email verso il quale inviare le notifiche legate all'utilizzo del servizio di backup. In aggiunta si può indicare anche un numero di cellulare dove le notifiche arriveranno sotto forma di SMS, tariffati a 10 centesimi ciascuno. Quindi vado ad inserire il mio indirizzo email ed andiamo su Crea Account Backup. Prima di effettuare il login, suggeriamo di controllare il nome utente corretto che deve essere utilizzato. Cliccando su Account Backup nella colonna di sinistra e poi su Gestisci, si potrà visualizzare l'username, che si potrà copiare per effettuare il login. Quindi a questo punto andiamo su Accedi, inseriamo l'username appena copiato, andiamo su Continua, inseriamo la nostra password. Andiamo su Login. Ed eccoci qui nell'interfaccia web che consente di accedere ai resoconti di tutte le attività di backup programmate, in corso o che sono state già svolte. Sarà possibile scaricare gli agent e disporre l'esecuzione di una serie di attività sui singoli dispositivi e configurare le impostazioni generali. Come prima cosa suggeriamo di andare su Web Console, dopodiché su Download Center, dove per l'appunto sarà possibile scaricare gli agent disponibili nelle versioni per Windows, Linux e macOS. Per scaricarli basterà cliccare nel pulsante Download. E possiamo vedere che partirà direttamente il download del file. Il pacchetto Bare Metal Windows ISO è particolarmente utile perché consente di avviare qualunque sistema Windows in condizioni di emergenza ed effettuare il ripristino a partire da un'immagine precedentemente memorizzata su Aruba Cloud. Per quanto riguarda gli altri agent, devono essere normalmente installati in ambiente Windows, Linux o macOS per creare una copia del contenuto ed effettuare il backup su Aruba Cloud. Per evitare di dover digitare su ciascun agent nome utente e password dell'account Cloud Backup creato in precedenza,
è possibile fare clic su Command Center, andare su Manage, dopodiché su Company ed infine attivare l'opzione Requires Outcode for Installation. In questo modo, ogni volta che si installerà un agent, basterà selezionare la voce Enter Outcode e digitare il codice di autorizzazione alfanumerico generato in questa sezione. Bene, a questo punto andiamo a vedere come configurare sul cloud una copia di backup delle postazioni di lavoro dei dipendenti, in modo da creare una copia di backup dei dati anche quando lavorano da casa. L'agent di CommVault, attivabile selezionando R3IT, una volta installato sul sistema non mostra neppure la sua presenza nella barra delle applicazioni o in altre aree del sistema operativo. Quindi, avviando l'agent sulla propria macchina ed inserendo nome utente e password o il codice di autorizzazione, la gestione di tutti i sistemi e il backup dei dati sarà possibile da questa comoda interfaccia web. Cliccando su Command Center e poi su Protect, nella colonna di sinistra si noterà che è possibile creare backup in automatico di file e cartelle, database, applicazioni, big data e così via. Nella sezione File Server, in questa sezione è possibile configurare i vari sistemi sui quali sono installati gli agent. Per cominciare, cliccando sui tre puntini sotto Action e cliccando su Manage Plan, è possibile definire la periodicità del backup e gli elementi da copiare e memorizzare in sicurezza sul cloud. Andando su Manage e poi su Servers, abbiamo la possibilità di vedere su quali macchine è stato installato l'agent. Infatti, possiamo vedere il nome della macchina, l'agent installato, la versione e il sistema operativo. La sezione Edit Plans consente anche di creare un backup completo della macchina, ma anche di selezionare singole cartelle da copiare sul cloud. Ad esempio, cliccando su Browse, è possibile navigare sulla macchina oggetto di backup e decidere se limitarsi a copiare sullo storage Aruba Cloud soltanto una parte dei dati memorizzati. La descrizione di ciascun piano di backup lascia intendere come vengono gestiti. La prima informazione, RET, indica il periodo durante il quale i backup saranno conservati prima di rimuovere le versioni più vecchie. SF indica la periodicità e INC indica la frequenza dei backup incrementali. Cliccando sul nome di una macchina oggetto di backup e poi sul pulsante Backup, è possibile creare un backup su richiesta. E spuntando questa casella si può anche richiedere una notifica via email. Tornando indietro, andando nella sezione Jobs, è possibile verificare l'andamento delle attività di backup configurate, mentre su Monitoring è possibile controllare gli esiti delle operazioni e la presenza di eventuali avvisi o errori imprevisti. Anche per questo video siamo giunti al termine. Un saluto a tutti voi da Davide Brugnoni.